Dimentica la pentola sul fuoco nell'abitazione presa in affitto per il mese d'agosto, si addormenta e a svegliarla sono stati i pompieri di Viareggio prontamente intervenuti per evitare danni peggiori. Tutto ha avuto inizio nella mattinata in una traversa a mare via Padre Barzanti a 50 metri da Piazza Campione a Viareggio, quando il fumo proveniente dalle finestre aperte ha allertato un vicino di casa spaventato dallo strano odore proveniente dall'abitazione dove, da un mese circa, in affitto, risiede una giovane donna. Avvertendo immediatamente il pericolo, l'uomo ha chiamato il numero di emergenza dei vigili del fuoco e questa rapida azione ha evitato un possibile dramma, considerato che tutta la casa era già invasa dal fumo tossico. Poiché l'incendio poteva essere stato causato da negligenza, la polizia è stata chiamata per indagare sull'incidente. Questo fatto, fortunatamente, non ha causato feriti, ma avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se i vigili del fuoco non fossero arrivati in tempo per svegliare la ragazza che non si era accorta di nulla. I proprietari dell'abitazione affittata a questa donna raccontano come stanno le cose. È successo che sono entrati in casa, l'abbiamo affittata per un mese d'agosto, non è andato via, non ha pagato, ci ha messo una dentro perché così noi non possiamo entrare in casa e questa non esce, ha dato fuoco a tutta la casa. Cos'è successo? Perché il fuoco? Perché c'era una pentola accesa sul fuoco e lei dormiva. Ha preso fuoco, diciamo, una parte della cucina lì.